autorità, gentili ospiti, cari amiche e cari amici, buonasera. Benvenuti a questa riunione che è organizzata dai Rotary Club Cagliari, Rotary Club Carbonia e Rotary Club Iglesias in Interclub. Sono qui pertanto presenti il presidente del Rotary Club Iglesias, dottor Fausto Giano, e il presidente del Rotary Club Carbonia, il dottor Aldo Azzini. Iniziamo con le comunicazioni di rito. Rotariani in visita, la dottoressa Orsola Altea del Rotary Club San Luigi Medio Campidano e l'ingegner Silvia Scano del Rotary Club Roma.it. Ospiti del club, qui devo fare una doverosamente una premessa. La maggior parte dei nostri ospiti di oggi sono dei rappresentanti del territorio, in quanto questo nostro progetto, che andiamo a illustrare stasera, è un progetto che è rivolto al territorio, è fortemente basato sul territorio e sulla collaborazione con i soggetti che in questo territorio operano. Del resto, i Rotary Club, nel loro agire, hanno sempre operato d'intesa con chi il territorio, nelle più diverse forme, rappresenta. Sono pertanto ospiti del club, dei club. L'onorevole ingegner Salvatore Cherchi, presidente della provincia Carbonia Iglesias. L'onorevole dottor Gianfranco Tunis, sindaco di Narcao, con l'assessore all'urbanistica Maurizio Saba. Dovremmo poi avere l'assessore Franco Manca del comune di Carbonia, in rappresentanza del sindaco, che si scusa non è potuto venire, sta arrivando, era 10 minuti fa alle porte di Cagliari, quindi credo che tra qualche minuto lo vedremo comparire nella sala. Abbiamo poi il colonnello Giovanni Rossitto, comandante del primo reggimento corazzato di Teulada, che è anche sottosegretario del governo di Carbonia. L'ingegner Giorgio Bognin, che i nostri soci conoscono, direttore operativo della Ligestra, la società del gruppo Fintecna, grazie alla quale i nostri club hanno potuto realizzare il progetto Ecoparco negli anni precedenti. Abbiamo poi il professor Erminio Ariu, corrispondente della RAI Sardegna per il Succis Iglesiente, e il dottor Francesco Pinna, giornalista dell'Unione Sarda. Sono poi con noi i giovani dell'AEGE, l'Associazione degli Stati Generali degli Studenti Europei, che collaborano attivamente all'organizzazione di questo EcoCampus. Il presidente Usman Dieng e i soci, i componenti credo del direttivo, Marco Pischetta, Martina Littera e Claudia Secci. Martina Littera è anche rotaractiana del club, credo, Quartus Antenne, vero? Non possono mancare i giovani del Rotaract Cagliari, il presidente il dottor Nicola Satta e il vicepresidente Antonello Fiori. Ospiti dei soci di Mario Figli, il professor Gianfranco Dotta. Passiamo velocemente gli auguri per il compleanno a Mauro Manunza per il 17 di gennaio e a Luigi Puttu per il 18 gennaio. Prima di cedere la parola agli amici Fausto Oggiano, presidente del Rotary Club di Iglesias, e Aldo Azzini, presidente del Rotary Club Carbonia, per un loro breve saluto, ho il piacere di comunicare a tutti i soci e agli ospiti che il Rotary International è riuscito a vincere con 6 mesi di anticipo la sfida da 200 milioni di dollari lanciata dalla fondazione Bill e Melinda Gates a favore dell'eradicazione della polio. Abbiamo raccolto al 17 di gennaio 202,6 milioni di dollari. E credo che di questo dobbiamo essere grati a tutti i soci rotariani che in tutto il mondo, oltre a contribuire ciascuno personalmente alla raccolta dei fondi, si sono impegnati nell'organizzazione di eventi e di progetti che hanno consentito di raggiungere questo traguardo. In riconoscimento dell'operato del Rotary e per ispirare i rotariani per il futuro,
futuro, la Fondazione Gates si è impegnata a donare altri 50 milioni di dollari per rafforzare la partnership con il Rotary. È una nuova sfida che ci attende nei prossimi giorni. Una ulteriore buona notizia, e ho chiuso con le notizie relative alla lotta alla polio: l'India, che è un paese endemico, è un anno esatto che non registra nuovi casi di polio. La parola a Fausto Poggiati. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Intanto sono onorato, oltre che avere il piacere di stare qui con voi, proprio per stare qui con voi. Vi porto il saluto del mio club, alcuni dei soci sono qui presenti, e il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale di Firenze. Purtroppo oggi avevano un consiglio comunale e per motivi diversi nessuno, né il sindaco né alcuno degli assessori, è stato possibile che fosse presente. Vi ringrazio e buon lavoro. Adesso la parola, mentre è arrivato l'assessore Franco Manca del comune di Carbonia, che saluto. L'attenzione delle istituzioni, delle comunità e delle aree da recuperare. Forti degli esempi di recupero già effettuati con sacrificio, ma con evidente successo, da alcune amministrazioni virtuose e lungimiranti, vedi il recupero della grande miniera di Serbariu, vedi la ex miniera di Rosas, vedi Monteponi ed altre realtà dell'Iglesia. Il premio assegnato nel 2010 al vincitore del concorso di idee volto al recupero delle discariche di Serbariu, vicine alla Grande Miniera, fermamente voluto dai tre club, Cagliari, Carbonia e Iglesias, con la collaborazione dell'Università di Cagliari, della Regione Sarda, della provincia Carbonia e Iglesias, del Comune di Carbonia. Rappresenta questo un primo punto di partenza per un progetto di maggiore respiro nel medio-lungo termine. Quel progetto, assieme agli altri presentati al concorso, ha dimostrato quante siano le possibilità di sviluppo nelle aree recuperate e riutilizzate in modo da creare esse stesse nuovo sviluppo. In un territorio come quello interessato, così gravemente colpito purtroppo da una crisi economica che, come sappiamo, si sta ulteriormente aggravando per le note vicende della possibile chiusura di altri stabilimenti nel comparto di Porto Vesme. Il progetto di un campus formativo può e quindi deve rappresentare un secondo gradino di quel progetto più importante di cui si parlava. Crediamo che le nostre forze del Rotary Club Cagliari, Rotary Club Carbonia, Rotary Club Iglesias, dell'Università di Cagliari, delle istituzioni regionali, provinciali, comunali, dell'associazione, degli studenti, tutti insieme possano rendere possibile ed eccezionale questo evento formativo internazionale. Esso potrà agire da traino, da sollecitazione alla realizzazione e agli altri progetti nel territorio. Permettetemi di ringraziare anticipatamente tutti quanti
collaboreranno ad una buona riuscita ed in particolare l'amministrazione comunale di Narcao, che ha dato con grande spirito collaborativo immediatamente la disponibilità della ex miniera di Rosas come sede ed alloggio dell'Ecocampus, così come per la disponibilità offerta il Centro Italiano di Cultura del Carbone di Carbonia, l'Università del Sulcis per la Palazzina Bella Vista ed altri elementi. Ricorderò l'associazione appunto degli studenti e l'Eco Project Engineering. Vi ringrazio dell'attenzione. Bene, ancora due piccole comunicazioni prima di affrontare l'argomento della serata. Sabato scorso a Bovoli si è tenuto il Lir distrettuale, che ha visto presenti 146 persone in rappresentanza di 28 club della Sardegna. Per il nostro club è stata un'occasione per presentare il progetto regionale di educazione sanitaria per la prevenzione delle malformazioni congenite, ideato dall'apposita commissione del nostro club presieduta dal nostro socio Giuseppe Masnata. Progetto che vogliamo condividere con tutti i club della Sardegna e che ha riscosso il consenso di tantissimi club. Inviterei poi un attimo il presidente del Rota Art, Nicola Satta, a illustrarci brevissimamente un evento che il Rota Art ha organizzato per domani. Buonasera a tutti, grazie della parola e grazie anche stavolta dell'opportunità che ci date di presentare i nostri progetti. Per domani abbiamo organizzato un interclub, quindi assieme ad altri club di Cagliari, Quartu, Golfo degli Angeli e il nostro Rotary Club, un evento assieme alla Special Car, quindi in occasione di un'attività della Special Car, nello specifico della BMW, quindi la presentazione di una macchina. In Interclub offriremo come attività di service durante la gestione della serata il nostro contributo. La serata prevede una scaletta che inizierà dalle ore 20, dove si esibiranno l'opera verticale, sono degli attori che appesi offriranno uno spettacolo. A seguire ci sarà poi il concerto dei nostri funky. Per noi questa è un'occasione, anche perché il devoluto verrà dato alla Terra, che è l'associazione trapiantati ematolinfatici per gli amici e per le famiglie. Questa associazione ha sede in via Pinanghi, il presidente è Antonietta Cuomo, e l'obiettivo di questa associazione, che riceve dei fondi solo da delle associazioni private, e in questo caso noi riusciamo ad aiutarli, si occupano dell'assistenza economica e sociale e psicologica dei parenti e degli amici, quindi delle famiglie, dell'allocazione degli appartamenti, di accompagnare i pazienti durante le terapie, si impegna ad assistere poi i loro parenti e a promuovere dei corsi di formazione per paramedici. Sono tutti malati affetti da leucemie, da linfomi, da mielomi, da talassemia. Questo diciamo è il nostro obiettivo. Abbiamo alcuni inviti, quindi chi di voi vorrà partecipare domani, molto volentieri consegneremo questi inviti. Gli inviti hanno in allegato una piccola presentazione dell'evento e poi l'altra cedolina, diciamo, con la presentazione dell'auto. Comunque è gradita eventualmente anche un contributo per chi domani non potesse partecipare e volesse darci una mano per la raccolta dei fondi. Grazie e un saluto da parte di Natura.